Le piogge, la temperatura mite e l'umidità della notte del mese di settembre avevano dato speranza ai raccoglitori di funghi per un'annata ricca. Purtroppo non è stato così e neanche il caldo mese di ottobre ha prodotto quanto si sperava. Solo qualche porcino d'abete nei giorni della festa della Madonna Mamma Nostra, mentre quelli di faggio purtroppo inesistenti. Come sempre, la montagna del Bosco di Ferdinandea di Stilo e quella di Bivongio di Vertice 11 e tutta la zona dei piani di San Salvatore restano meta preferite dei cercatori di quel prelibato frutto della terra. Unico neo che ancora qualche frequentatore dei boschi non rispetta la natura e quelle che sono le regole per la raccolta dei funghi. Si abbandona plastica, vetro e altre cose impensabili come pannoloni, copertoni e altro. Poi si incontrano per i boschi raccoglitori con le buste di plastica, ignari del danno che procurano alla montagna perché le spore lasciate dal boleto dalla parte inferiore della cappella, anziché ricadere sul terreno, restano nella busta. E allora chi va per i boschi deve assolutamente essere munito di cestino e non solo avere una minima conoscenza dei funghi. E con le prime piogge all'inizio dell'autunno, sicuramente questi fattori favoriscono la fioritura abbastanza abbondante di funghi, che non sono solamente porcini, ma anche altri tipi di specie. Quindi si deve fare molto attenzione perché ogni anno purtroppo registriamo un numero abbastanza elevato di intossicazioni dovute alle ingestioni di funghi che non sono stati sottoposti al controllo micologico. Quindi il consiglio che do è che i funghi vanno comunque sempre esaminati presso un centro micologico, che si chiamano ispettorati micologici. Purtroppo molti estimatori sono delusi perché dalla tanto attesa stagione dei funghi si è appeso quasi un mese, perché ottobre ha sempre offerto la migliore specie di porcini in alta montagna. A fine mese si comincerà a scendere di quota per dedicarsi alla ricerca dei porcini neri che sono ugualmente ottimi e così i rinomati rositi. Oggi, perché si reca nella montagna di Ferdinandea, solo qualche fungo di pino, qualche rosito e in abbondanza mazze di tamburo e qualche famigliola di chiodini. Gli anziani, dall'alto della loro esperienza, avevano capito che l'annata non era di quelle buone ed era inutile salire in montagna perché si sarebbe perso solo tempo. Nel contempo ripongono fiducia nella luna nuova della prossima settimana perché qualche cosa si raccoglierà. E allora, in attesa della luna nuova, rifacciamoci gli occhi per allenarci alla ricerca dei porcini.